Appena conclusi i sorteggi qui al Teatro Farnese di Parma, per quanto riguarda i mondiali femminili 2014, Bari dal 23 settembre al 5 ottobre ospiterà due fasi di questi mondiali. Pool D assegnata a Bari, Giappone, Cina, due squadre provenienti dai gironi del Nord Ceca, Belgio e Azerbaigian. Finalmente abbiamo le squadre che verranno a Bari e quindi cominciamo un po' a perfezionare la macchina organizzativa del mondiale. Era un passo molto importante perché avevamo la necessità di cominciare ad avere la certezza sulla promozione da effettuare anche nei paesi che andremo ad ospitare. Io credo che possiamo essere molto soddisfatti perché avremo l'opportunità di avere il Giappone e quindi le televisioni nipponiche con tutto quello che può essere di importante per quanto riguarda la promozione delle nostre aziende. La Cina credo che non sia necessario spendere parole per l'importanza dal punto di vista sia dell'aspetto agonistico che comunque anche economico dell'interscambio con la Cina. Il Belgio dal punto di vista delle nazioni europee certamente è uno degli stati che potevamo sperare di ospitare. Aspettiamo un attimino la formalizzazione del ranking per quanto riguarda le squadre, le nazionali americane, però io credo che dal punto di vista dello spettacolo che verrà offerto nella prima fase del mondiale non possiamo che essere soddisfatti. La seconda c'è l'Italia e già questo per quanto mi riguarda è motivo di soddisfazione. A livello organizzativo il 10 maggio, ossia la data di oggi, possiamo definirla la giornata di partenza del percorso di promozione di questi mondiali. 6 maggio Andrea Zorzi, Cine Teatro Palazzo, la leggenda del pallavolista volante. 17-18 maggio il Trophy Tour, il trofeo esposto in piazza Ferrarese a Bari. Insomma, tanti eventi per avvicinare la gente al mondo della pallavolo. Cominciamo subito, adesso perfezioneremo un attimino gli aspetti organizzativi per quanto riguarda la possibilità di cominciare la vendita dei biglietti, perché ci viene richiesto ovviamente da tutti quanti gli appassionati. Partiranno le promozioni tramite le società per tutti i tesserati della FIPAV e quindi nel giro di pochi giorni avrete tutti quanti le informazioni necessarie. Dobbiamo soltanto perfezionare quegli aspetti burocratici che fino a questo momento ci hanno un attimino rallentato il percorso, però adesso voglio dire che noi siamo pronti per partire. Questi eventi saranno soltanto la fase iniziale di un grande spettacolo che durerà fino ad ottobre, però stiamo anche prevedendo altre cose oltre, ma diciamo che fino al 5 di ottobre ci sarà da divertirsi.